L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Buon giovedì 12 ottobre. Un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, Bari che dalla giornata di ieri ha un nuovo calciatore in rosa, vale a dire Modibo Diakité. Puntata odierna dedicata quindi al nuovo acquisto biancorosso. Cercheremo infatti di conoscerlo meglio grazie a chi l'ha visto all'opera in questi anni. Ma oggi è giovedì, quindi spazio al sondaggio Nostalgia e al doppio ex di Provercelli Bari. E allora partiamo subito, abbiamo tantissime cose da farvi ascoltare e da commentare, ma prima vado a salutare Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a te Nicola, un saluto a tutti i radioascoltatori. Linee aperte sin da subito per i nostri radioascoltatori e tifosi del Bari, contattateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda il passato bianco-rosso, ma in questo caso raffrontato col presente. Quello che vi chiediamo è: quale giocatore del passato vi ricorda Riccardo Improta? Potete scriverci sulla nostra pagina Facebook Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. E allora mi riallaccio subito al sondaggio Nostalgia odierno. In questi giorni ho letto, ho ascoltato tifosi che hanno paragonato Improta per esempio ad Igor Protti. Probabilmente il modo di far gol di Improta ricorda quello di Protti, ma parliamo ovviamente di calciatori con ruolo e caratteristiche differenti. Personalmente a me Improta ricorda il primo Gianluca Zambrotta, cioè quello che nel Bari faceva l'ala. Anche quel Zambrotta era capace di disimpegnarsi bene su entrambe le fasce, magari era meno bravo in zona gol, infatti con la maglia del Bari segnò soltanto 6 gol in 59 presenze, però come caratteristiche mi ricorda un pochino Riccardo Improta. Luca, tu invece a chi accosti l'attuale numero 16 del Bari? Guarda, il primo calciatore che mi è venuto in mente è Stefano Guberti, che diciamo nell'anno della promozione fu decisivo da gennaio in poi, garantendo un numero di gol importantissimo al Bari, un calciatore di gamba, di corsa, ma allo stesso tempo di grande qualità. Mi sa che c'hai più simile diciamo a Guberti che a Zambrotta. Me l'ho completamente dimenticato di Guberti, mi sa che il tuo paragone è più azzeccato. Intanto la squadra di Fabio Grosso ieri ha svolto un allenamento mattutino all'antistadio del San Nicola per i Galletti, una seduta divisa in due parti, atletica e tecnico-tattica. Seduta differenziata sul campo per Elio Capradossi e Bascia, che sono tornati dagli impegni con le rispettive nazionali, oltre a Busellato e Diakité al suo primo allenamento col Bari. Terapie per Dennis Tonucci, che continua il programma di recupero. La bella notizia è che Salvatore D'Elia ha lavorato regolarmente con i compagni, svolgendo l'intera seduta, lavoro atletico e quello tecnico-tattico. Previsto per oggi il ritorno di Scalera dopo l'impegno con la nazionale Under 20, per quest'oggi è prevista un'altra seduta mattutina con inizio alle ore 10, ma si terrà sul sintetico di Bitetto, scelta ovviamente prevedibile visto che la prossima gara di campionato si giocherà appunto sul sintetico però di Vercelli. Luca, ottimo il rientro di D'Elia, calciatore che aveva iniziato molto bene la sua stagione prima di questo brusco stop. Sì, è un rientro importante anche in ottica nuovo modulo, perché chiaramente lui nelle prime partite è stato impiegato nel 4-3-3, penso che con questa nuova veste tattica possa essere ancora più appetibile da un punto di vista tattico, perché è un calciatore che tende a spingere molto, quindi giocare in una posizione più offensiva e soprattutto essere coperto alle spalle da un centrale come Gyomber potrebbe garantire appunto quella freschezza sull'auto mancino e quella spinta che inevitabilmente serve al Bari. Già, D'Elia, che insomma l'abbiamo capito, è un terzino sinistro però più abile
nell'offendere che nel difendere, quindi sicuramente con un 3-4-3 o con un 3-5-2 si troverebbe assolutamente più a suo agio, quindi un ottimo rientro. Chissà se verrà schierato dal primo minuto contro la Proverciale. Intanto iniziano ad arrivare tanti messaggi in risposta al nostro sondaggio. C'è chi dice ciao Nicola, a me in prota ricorda tanto Bergossi, questo lo scrive Beppe da Palo. Beh, io Bergossi ho un ricordo un po' sbiadito, però forse era un po' più attaccante rispetto ad Improta, però sicuramente se ci ricordiamo quel famosissimo gol nel derby, forse qualche similitudine c'è. Beh, come detto nella giornata di ieri, l'ufficializzazione dell'acquisto di Akite, per lui contratto di un anno. E allora leggiamo come stanno commentando gli utenti del forum di orgogliobarese.it l'arrivo del difensore francese. C'è Gastone Paperone che dice: un Tonucci con un curriculum migliore. Poi l'utente Madden: per me è un buon difensore, in B c'è qualcosa di meglio, ma penso ci sia anche tanto di peggio. Ai tempi della Lazio lo ricordo come un buon elemento, diciamo che è calato dopo la sfortunata esperienza in Inghilterra. Poi l'utente Bari87 dice: visto che siamo carenti con i gol da calci piazzati, lui potrebbe portarne qualcuno o almeno tentare di segnare. Mentre l'utente Alessio B dice: francamente ero scettico su di lui, ma sto leggendo tanti commenti di tifosi della Ternana che mi stanno incoraggiando, lo descrivono come uno degli artefici della loro salvezza e dicono tutti che è stato fortissimo l'anno scorso. E tra poco scopriremo tante cose su Akite che almeno io personalmente non sapevo, quindi restate sintonizzati perché ascolteremo dei pareri molto molto importanti. Luca, vorrei soffermarmi su una cosa scritta da un nostro utente, vale a dire dall'utente Bari87, che parla di Bari carente per quanto riguarda i gol da calcio piazzato. Può essere una verità, Bari che sia su punizione forse non ha grandissimi esperti, forse solo Nenè c'ha qualche dote balistica in più rispetto agli altri, però Bari che sia su punizione che su calcio d'angolo ha difficoltà in effetti. Sì, e soprattutto considerando che nell'ultima partita sono state battute un numero notevole di palle inattive. Diciamo che da questo punto di vista la stagione era iniziata piuttosto bene, perché nella gara di Coppa Italia contro la Cremonese, se non ricordo male, il Bari aveva sfruttato due palle inattive per realizzare due gol con appunto Nenè e Salzano, e chiaramente c'era stata, diciamo, un attimo un'inversione di tendenza rispetto alle ultime annate, perché veramente ricordo pochi gol da palla inattiva. C'è da dire che quest'anno il Bari è un po' più pericoloso, perché in qualche occasione abbiamo visto qualche schema preparato in allenamento, e in qualche occasione è stato pure sfortunato. Ricordo un colpo di testa di Capradossi nella penultima gara in casa, parato miracolosamente dal portiere avversario. Insomma, sta creando qualcosa in più, qualche idea in più su palla inattiva rispetto agli ultimi anni. E sicuramente il rientro di Galano non potrà che far bene, perché Cristian ha dimostrato più volte di saperci fare anche sul calcio di punizione, quindi aspettiamo anche i gol di Cristian Galano su calcio piazzato. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo subito. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura, e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti, relativamente al servizio richiesto, con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, rieccoci, vi ricordo che potete iscriverci sulla nostra pagina Facebook, tanto non capirai, Orgoglio Varese sull'altra radio.
Vi ricordo il quesito odierno: quale calciatore del passato vi ricorda Riccardo Improta? C'è chi ci scrive: ciao Nicola e Luca, come tenacia mi ricorda Zambrotta, come movimenti e tecnica un mix tra Guberti e Protti. Questo lo scrive Andrea da Napoli, che salutiamo. E allora, abbiamo appena letto i commenti degli utenti di Orgoglio Barese circa l'acquisto di Diakité. Anche la Lega di B ne ha parlato sulla propria pagina Facebook, rimarcando come il calciatore sarà utilizzabile solo da gennaio. Ma Diakité ha alle spalle una discreta carriera, ha vestito tante maglie, e allora per conoscerlo meglio ci siamo rivolti a chi l'ha visto giocare. Mi sto riferendo alle esperienze con la maglia della Ternana lo scorso anno e del Frosinone in Serie A con Stellone alla guida. Ma andiamo con ordine, partiamo da Terni e ascoltiamo cosa ci ha raccontato la giornalista di ternananews.it Marina Ferretti. Tanto non capirai. E da quest'oggi il Bari ha un nuovo difensore centrale, si tratta di Modibo Diakité, che ha sottoscritto un contratto annuale. Diakité, che lo scorso anno ha giocato con la Ternana. Marina Ferretti, ci racconti che tipo di calciatore è Diakité e che rendimento ha avuto nella Ternana? Ma guarda Nicola, ti posso dire che Diakité senza ombra di dubbio a Terni è stato uno dei fautori della salvezza conseguita all'ultima giornata contro l'Ascoli. È stato una delle colonne portanti della seconda metà di campionato della Ternana. Ti posso però dire che all'inizio, appena arrivato, c'era un po' di scetticismo, perché comunque era stato buttato nella mischia già la prima partita dopo neanche una settimana di allenamento e non aveva reso proprio al meglio. Però comunque si è rivelato un giocatore più che fondamentale, ha dato stabilità e sicurezza a tutta la difesa della Ternana e di questo gli va dato un grande merito. Una cosa che mi preme sottolineare comunque è come a Terni all'inizio sia stato accolto con un po' di scetticismo anche per la sua forma fisica, perché comunque si diceva che fosse leggermente in sovrappeso. Invece voglio tranquillizzare anche i tifosi baresi, che in realtà è proprio la conformazione fisica del giocatore ad essere particolare. Quindi in realtà ora non so in questo momento come stia fisicamente, ma sembra, cioè tende a sembrare sovrappeso quando in realtà è in forma e secondo me ve lo farà vedere, vi farà vedere di che pasta è fatto. Non vi aspettate magari un giocatore con i piedi educatissimi, perché è un tipo che bada molto al sodo, quindi se c'è da spazzare un pallone lo spazza senza fare troppi problemi, non si mette a preoccuparsi troppo di impostare una manovra. Però è anche un giocatore che non disdegna le incursioni in area di rigore, tenta molto spesso di segnare gol, soprattutto di testa, quindi secondo me è un ottimo innesto, è un buon giocatore. Questo è il parere di Marina Ferretti da Terni. Per completare il tutto ascoltiamo invece com'è andata l'esperienza con la maglia del Frosinone per Diakité. Ci dice tutto Giovanni Giuliani di Teleuniverso. Tanto non capirai. Da quest'oggi il Bari ha un nuovo difensore, Modibo Diakité, difensore francese che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno del 2018. Diakité, che ha militato in diverse squadre, anche in Serie A ma anche in Serie B. Nel 2015-2016 è stato a Frosinone, per lui 18 presenze e una rete. Ci rivolgiamo a Giovanni Giuliani di Teleuniverso. Giovanni, allora, che campionato fu quello di Diakité e come ci puoi presentare questo difensore che per qualche tifoso del Bari magari ricorda un po' il nostro Tonucci, un po' rude, magari con poca tecnica? Un giocatore sicuramente di grandissima esperienza, a testimoniarlo le presenze con la Lazio, con la Fiorentina, solo per citare alcune squadre in cui ha militato il difensore. Era arrivato a Frosinone ovviamente per ricoprire un ruolo di primo ordine nella stagione in Serie A, e così fu con le sue presenze sempre da titolare nel girone di andata. C'è da sottolineare però un carattere non certo facile, e forse anche per questo si è rotto il rapporto con Stellone e con il Frosinone in maniera anticipata. A gennaio del 2016 ci fu un alterco, una discussione subito dopo la sconfitta del Frosinone in casa contro il Napoli, una pesante sconfitta. Ci fu questa discussione allora con il tecnico e la decisione di separarsi con Diakité, che poi andò alla Sampdoria. Un giocatore di sicuro affidamento, che ha esperienza da vendere, da tenere a bada, diciamo così, un po' il carattere di Diakité.
Allora ringraziamo i colleghi Ferretti da Terni e Giuliani da Frosinone, che sicuramente ci hanno, insomma, dato delle notizie importanti, Luca. Quindi insomma Diakité, che a Ternana, scusate, a Terni viene rimpianto per quello che ha fatto, e cosa, diciamo, strana, e anche a Terni venne accolto con molto scetticismo per la sua forma fisica, e anche qui a Bari sto leggendo tifosi che, insomma, vedono un Diakité in sovrappeso. Sì, ho letto un po' di commenti sui social, ma insomma, come diceva anche la collega Ferretti da Terni, credo che si tratti semplicemente di un fattore naturale, diciamo fisico. È un calciatore molto, molto roccioso, ben messo fisicamente, quindi diciamo che fa parte proprio della sua conformazione, ecco. E da Frosinone ci hanno invece riferito di un Diakité con un carattere niente male. Io non sapevo personalmente di questa lite con Stellone a gennaio 2016, quindi un carattere da tenere sotto controllo, quello del nuovo difensore del Bari. Sì, un carattere forte, probabilmente derivante anche dalla sua leadership, dalle sue esperienze passate, perché comunque ha giocato in squadre importanti, forse su tutte la più importante è stata proprio la Lazio, perché poi ha avuto qualche esperienza deludente, come dicevi tu, anche in Inghilterra, e quindi probabilmente da questo c'è sempre la voglia di essere al centro del progetto, di sentirsi parte fondamentale di una squadra di Serie B, dopo comunque aver militato in squadre così importanti. Io ricordo quando l'ho sentito Diakité, non c'era ancora nulla di concreto, lui mi disse sì, sto guardando un po' il campionato di B, però preferisco il sabato guardarmi la Premier, le partite della Premier League. E io gli commentai, cioè, beh, allora sei un grande conoscitore di questo campionato di Serie B. Lui mi disse no, sai, io preferisco vedere il calcio inglese perché mi ispira di più. Quindi questa è una piccola chicca, diciamo, riferita al nuovo acquisto del Bari. Qualche altro messaggio che ovviamente riguarda il nostro sondaggio relativo a Improta, c'è Boris che scrive: Improta è da accostare a Guberti, sa destreggiarsi bene su entrambe le fasce e ha il senso del gol. Poi ciao ragazzi, sono Alessandro, a me ricorda Zambrotta, anche se meno difensore. Speranze per Diakité per inserirlo subito, e questa è una situazione che si sta valutando. Al momento Diakité sarà disponibile per gennaio, vedremo se ci saranno delle evoluzioni in corso. Ultimo messaggio: sono Nostradamus, immagino Tonucci e Diakité insieme, ci saranno tanti rigori. Anche qui toccate ferro con il nostro simpatico Nostradamus. Ma c'è un amico in linea, ciao, benvenuto a Tanto non capirai. Ciao Nicola, allora io sono Vito e chiamo da Bari. Allora, ciao Vito. Per me posso in prota posso, diciamo, paragonarlo Osmanowski, te lo ricordi? Come no, mi faccio chiamare XL, quindi sono proprio i ruoli ideali per il nuovo acquisto. Sarà il campo a decidere. Se sta bene vuol dire che hanno fatto bene, se sta male è sempre un rebus. Ok, va bene, grazie Vito, buona giornata. E quindi giustamente il terreno di gioco giudice supremo per quanto riguarda anche Diakité. E siamo giunti al momento dell'intervista al doppio ex. Anche questa volta abbiamo scelto un protagonista del Bari della remontada. Con la Pro Vercelli invece ha messo insieme 9 presenze, col Bari sono 23 i gettoni di presenza e un gol, quello realizzato, un gol che ancora oggi trasmette grandi emozioni ai tifosi del Bari. Tanto non capirai. Ancora il tiro e il gol, il quarto gol lo segna Beltrame, 4-1 dal limite, una promessa balistica di Beltrame, appena entrato ha segnato il poker per il Bari. Siamo con Stefano Beltrame, doppio ex di questo Pro Vercelli Bari. Ciao Stefano, un piacere averti con noi. Ciao a tutti, grazie mille. Allora Stefano, dopo diversi campionati nella serie cadetta, dal 2016 sei approdato in Olanda. Raccontaci questi due ultimi campionati e come mai hai scelto di andare a giocare all'estero? Beh, sono stati due campionati per quanto mi riguarda positivi, cioè fino adesso, il secondo è appena iniziato, quindi ho preso questa decisione perché in Italia non mi trovavo più molto bene con la Serie B italiana. Allora ho deciso di cambiare aria appena c'era l'opportunità.
opportunità, che la Juve mi ha parlato di questa opportunità, ho preferito cogliere al volo, quindi non mi pento della mia scelta, qui sto bene, sta andando tutto bene, ho intenzione di continuare così. In quali squadre hai militato, in quale squadra stai giocando attualmente? Beh, l'anno scorso era il Den Bosch, che è una squadra media classifica in Serie B. Quest'anno invece sono i Go Ahead Eagles, che puntiamo a vincere il campionato per ritornare su. Era la squadra in Serie A l'anno scorso e quest'anno vogliamo provare a vincere il titolo per tornare appunto in Serie A subito. Ecco, che tipo di calcio è quello olandese attuale? E poi ti chiedo, sono una curiosità, com'è vivere nei Paesi Bassi? Beh, come il calcio qua è abbastanza, cioè è un po' diverso dalla Serie B italiana, cioè nel senso c'è meno tattica e quindi si gioca di più a calcio, perlomeno si prova di più a giocare a calcio, è tanto fisico, comunque anche qua è un calcio molto fisico la Serie B e si corre per tutti i 90 minuti. Per quanto riguarda invece la vita qua, ti posso solo parlare bene, perché sono 2 anni che sono qua, veramente è uno stile di vita, questo qua olandese, che secondo me ha da insegnare a tanti. Ecco, il tuo cartellino, l'hai detto prima, è ancora della Juventus. Anni fa, prima di giungere a Bari, si parlava molto bene di te, eri un po' la giovane promessa del vivaio bianconero. Ti aspettavi una carriera diversa e c'è qualcosa che hai da rimproverarti? Beh, sicuramente da rimproverarmi c'ho per gli anni alle mie spalle, che ormai sono passati, non posso cambiarli. Come ho detto altre tante volte, forse avessi avuto una testa diversa sarebbe stato diverso. E adesso quella testa l'ho trovata finalmente, da 3 anni a questa parte le cose stanno andando decisamente meglio. Quindi l'unica cosa che posso dire è rimpiangere purtroppo non aver avuto la testa pronta per affrontare un calcio del genere. Eppure a Bari ti ricordiamo come ragazzo abbastanza tranquillo, ora mi spiazzi un po' con questa dichiarazione. No, ma non la testa, io parlo calcisticamente, cioè nel senso quando entravo in campo avevo timore, non mi fidavo delle mie giocate, ero un po' sperso, diciamo, rispetto alla primavera juventina. Ecco, ho accennato prima al Bari, stagione 2013-2014, quella della remontada. La settimana scorsa abbiamo avuto con noi João Silva, che ci ha raccontato che c'è ancora un legame forte tra di voi, tra i componenti di quella squadra. Mi ha detto che vi sentite tramite i social, insomma, un gruppo che a distanza di anni c'è ancora. Beh, sicuramente tutti ricordiamo quel gruppo lì, cosa siamo riusciti a fare in quella stagione lì, quindi per forza di cose poi un gruppo diventa ancora più unito quando succedono queste cose, e quindi sì, alcune volte capita di sentire qualche compagno di quell'anno lì ed è una bella sensazione. Col Bari una sola rete per te, però una rete importantissima, l'hai realizzata il 30 maggio 2014, il gol del 4-1 al Novara in quella che può considerarsi una notte magica per i tifosi del Bari. Che ricordi hai di quella partita, di quel gol e delle emozioni che provasti? Beh, quella partita è stata, come dire, me la ricordo ancora adesso come fosse ieri, cioè nel senso era la partita per andare ai playoff, e sotto 1-0 poi abbiamo effettuato quella rimonta incredibile nel secondo tempo, quindi è stata una partita fantastica. Io sono subentrato gli ultimi 10 minuti trovando la prima rete stagionale, è vero forse in ritardo, però comunque è stato un gol bello da ricordare, che è stato quello del 4-1 per andare ai playoff, quindi tante persone se lo ricordano. La United Sly FC, ambiziosa società calcistica di Bari, la squadra dei record del presidente Danilo Quarto, apre le iscrizioni per la Academy United Sly, la scuola calcio per giovani atleti nati dal 2005 al 2012. Il responsabile tecnico sarà Sandro Tovalieri. Ciao ragazzi, vi aspetto presso l'Academy della United Sly FC, con la volontà e la passione anche tu per diventare un campione. L'Academy United Sly è a Bari Carbonara, in via Baccarella 53, presso il centro sportivo Snoopy. È attivo il servizio bus navetta. Per informazioni contattateci al 328 409 16 93. Seguiteci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Academy United Sly. Fai del divertimento la tua passione e un sogno da vivere. L'altra radio. Bella da ascoltare.
Ecco, la tua reazione dopo quella partita. Molti tifosi del Bari ricordano le lacrime di Marino De Fendi al centrocampo. Tu invece, la tua reazione, le tue emozioni di quella partita e soprattutto di quel risultato assolutamente inaspettato? Beh, le mie emozioni erano, come dire, indescrivibili, perché era la prima volta che segnavo di fronte a quella gente lì, ai tifosi del Bari che ricordo con grande affetto e che stimo ancora tantissimo. È un ricordo indelebile nella mia vita quella stagione lì, pur non essendo a livello mio personale una stagione eccezionale, però a livello collettivo è stata una stagione incredibile. E alla fine di quella partita lì, quando approdammo i playoff, forse non ho pianto in campo, forse ho pianto dentro dove non c'erano le telecamere, però da pelle d'oca davvero è stata un'emozione unica. Ecco, in quella stagione è accaduto veramente di tutto. Ci racconti magari qualche episodio magari avvenuto nello spogliatoio e che ricordi con particolare emozione, qualcosa che magari i tifosi non sanno ancora? Ma qualcosa in particolare, guarda, ti dico, magari sono successe tante piccole cose, però sempre piacevole. Mai nulla di influenzare le nostre prestazioni, il nostro legame. Quindi succedevano magari tante volte tornei di calcio tennis nello spogliatoio, nella palestra, e quello me lo ricorderò sempre. E poi con Diego Polenta, con Marino, Fossati, Sciaudone, Cettelli, ci divertivamo. Ecco, dopo la parentesi di Bari, diverse esperienze per te in Serie B, l'abbiamo detto anche prima, tra queste è quella di Vercelli, Pro Vercelli, prossimo avversario del Bari. Solo 6 mesi per te lì, cosa non funzionò? Non funzionò che, guarda, lì a Vercelli trovai l'unico mister che ancora io porto rancore nel calcio. Chi era? È l'unica persona che io nel calcio porto rancore. Non mi sono trovato bene con il mister che arrivò, non quello all'inizio, Scazzola. Io quello delle prime giornate con Scazzola mi trovavo molto bene. E chi è questo qui? Poi arrivò Foscarini dal Cittadella e non mi trovai bene. Quindi a gennaio decisi di andare via. Va bene, non ti chiedo altro. Ecco, segui questo campionato di Serie B? Ti è capitato di vedere qualche partita del Bari? No, più che altro ho visto gli highlights, vedevo i gol, così, perché qua, non essendoci canali italiani, non riesco neanche a vedere tanto la Juve, quindi faccio un po' fatica, però ho visto qualcosina e secondo me sta andando. Ha avuto una, se non sbaglio, una partenza un po' così, sì. Però adesso sta trovando, secondo me, la giusta compattezza e il giusto ritmo per fare il campionato che merita di fare il Bari. Ecco, Bari allenato da Fabio Grosso, ex tecnico della Juventus Primavera. Sei mai stato allenato da lui? No, io non sono stato allenato da lui, però ho fatto il fuori rosa, presenti quelli che aspettano di essere mandati in prestito così dalle società. Noi facevamo la preparazione estiva con la seconda squadra della Juve, così adesso si chiama, e c'era lui che ci allenava, quindi ho avuto modo di conoscerlo lì e secondo me è una gran persona, oltre a un gran allenatore, ha le idee ben chiare di cosa sia il gioco del calcio, perché comunque ha allenato il settore giovanile della Juventus e ha ottenuto buoni risultati, quindi secondo me è un buonissimo allenatore che sa giocare bene a calcio. E ti ripeto, dopo un avvio magari così, secondo me il Bari adesso trova il giusto appiglio. Insomma, l'uomo giusto per una piazza come Bari, che tu conosci molto bene. Secondo me sì. Ecco, in questo Bari c'è un calciatore che dovresti conoscere bene, parlo di Luca Marrone. Per lui storia simile alla tua, tante aspettative, poi qualche passaggio a vuoto, il trasferimento in Belgio allo Zulte, ora Bari. Di Luca, sappiamo, secondo me è un grande giocatore, è vero, ha avuto qualche difficoltà anche a lui, però comunque ha sempre fatto Serie A, Serie B, quindi secondo me a Bari quest'anno può far molto bene, glielo auguro, senz'altro, e spero che possa raggiungere la promozione con il Bari e tornare in Serie A dove credo voglia stare lui. Siete in contatto? Ora faccio un po' il ficcanaso, vi sentite? Vi ha parlato di Bari oppure no? No, io non l'ho sentito Luca, no, ogni tanto magari capita qualche mi piace su Instagram, ma niente di più. Perfetto. Stefano, infine, insomma, ci stanno ascoltando tanti tifosi biancorossi, cosa ti senti di dir loro?
che comunque è una tifoseria che porterò sempre nel mio cuore. E è stato un anno incredibile e auguro tutto il meglio per quella per la tifoseria del Bari e per il Bari Calcio comunque. Tanto non capirai. E questo Stefano Beltrame che abbiamo intercettato in Olanda, doverosa sottolineatura per la intro che abbiamo mandato in onda con un grande Michele Salomone, emozionante risentire quel pezzo di radiocronaca dell'epoca. Luca, un Beltrame che quindi ha ammesso insomma di non essere venuto a Bari con la giusta testa, come ha detto lui. Sì, diciamo che è un po' quello che, come diceva anche lui, l'ha condizionato in tutta la sua carriera fino a questo momento, perché obiettivamente penso che da un punto di vista tecnico le sue qualità siano diciamo abbastanza buone, quindi immagino che il fatto di non riuscire ad emergere comunque in un contesto diverso da quello del calcio giovanile è probabilmente dovuto, come diceva lui, a un problema di testa, di cattiveria, probabilmente anche in campo. Io poi non ho voluto fare la domanda perché non ero certo, magari ora mi vieni tu in soccorso se non sbaglio, all'epoca si parlava di problemi con la sua ragazza, cioè che aveva avuto problemi e quindi questo aveva condizionato il suo rendimento. Non so se ricordi qualcosa del genere oppure è una cosa che mi sto inventando in questo momento. No, io presente ricordo soltanto di una lettera scritta da Beltrame su un giornale del Piemonte, una prima pagina regalata direttamente alla sua fidanzata, quindi probabilmente diciamo anche questo aspetto avrà inciso, però diciamo tutte le esperienze avute fino a questo momento anche con la Pro Vercelli, come diceva lui, non è riuscito a confermare quello che comunque di positivo aveva fatto vedere nella primavera della Juve, tant'è che lo paragonavano a Del Piero. Sì. In primavera si esagera un po' troppo spesso con questi paragoni. Però tecnicamente non era male Beltrami, sono rivisto col gol contro Novara, insomma tecnicamente bravo, però ovviamente se non la tecnica non basta nel mondo del calcio. E poi andrei a rimarcare questo rancore verso Foscarini, insomma è difficile nel mondo del calcio di oggi dove le interviste sono tutte uguali, si dicono sempre le stesse cose, sentire un giocatore dire apertamente che porta rancore verso un ex compagno, in questo caso verso un ex allenatore. Beh, è una questione di obiettività e ha fatto bene Beltrame a dirlo, perché insomma non ha voluto assolutamente giustificare la sua mezza stagione negativa, perché anche in caso del caso diciamo di altre esperienze magari il suo rendimento non è stato elevatissimo, però in quel caso lì probabilmente c'erano problemi con l'allenatore, penso problemi anche abbastanza seri visto poi la sua decisione di andar via, ma soprattutto il fatto che a distanza comunque di tempo abbia rimarcato questo aspetto. Bene, torniamo a noi, leggiamo qualche altro messaggio. C'è Pasquale che scrive: in prota come Guberti. Insomma Luca, ci hai preso col paragone. Una richiesta per lo speaker del San Nicola: considerato che non funzionano i tabelloni, perché non elencare la formazione in ordine di ruolo e non in base alla strampalata numerazione delle maglie? Questo lo scrive Pasquale, è una giusta, legittima richiesta che noi giriamo. Poi Andrea: a sentire questi nomi mi vengono veramente i brividi. Ciao Andrea. Sì, ogni tanto andiamo a ripescare qualche personaggio di quella stagione. Andiamo avanti, il momento della rassegna stampa. Ci sono articoli molto importanti oggi sui giornali, quindi andiamo a leggerli subito. Gazzetta del Mezzogiorno, articolo editoriale di Nanni Campione: il Bari del futuro riparte da Sogliano, il DS firma il contratto che lo lega alla società fino al 2020. Campione che parla di tantissime cose nel suo editoriale, si parla dello stadio, si parla anche della questione custode, che noi non abbiamo trattato in maniera molto approfondita anche perché non ci sembrava molto attinente a quello che insomma lo spirito del nostro programma. Però c'è una sottolineatura che fa Nanni Campione nel suo articolo, sapete insomma la storia di questo custode Ciccarelli, abusivo, cacciato o mandato via da Gian Caspro dopo tantissimi anni. Ebbene, pare che questo Ciccarelli avesse comunque un altro immobile di sua proprietà nel Brindisino, questo
è quello che dice Nanni Campione, quindi insomma proprio una cosa che va detta, perché si parla di questo Ciccarelli che senza casa, che non sa dove andare, insomma quello che dice Nanni Campione pare abbia un'altra residenza. Sempre sulla Gazzetta del Mezzogiorno, a Marcord Paradiso e quella sfida col lupo, articolo di Gianni Antonucci. Poi per quanto riguarda la Pro Vercelli, avversario Cadico, Castiglia e la Pro non vogliono rallentare. Poi si parla di Giacchite sposa il biancorosso, ma ora non c'è spazio in rosa, il difensore lavora già con Grosso, chi gli farà posto? Cambiamo giornale, passiamo alla Gazzetta dello Sport, che titola, articolo di Franco Cirici, questo Bari ha il cuore, combatte e sa rimontare, ma ora serve il colpaccio, il carattere è una qualità importante della squadra di Grosso, fuori casa ha pagato troppi errori, a Vercelli cerca il cambio di passo. Poi tre domande ad Angelo Terracenere, quindi tutte da leggere, anche questo sulla Gazzetta dello Sport. E poi ecco Giacchite, grinta e centimetri, articolo di Elmar Bergonzini. Cambiamo giornale, Corriere dello Sport, un Bari per tutti, articolo di Antonio Guido, Grosso ritrova i nazionali e spera di recuperare Bascia, tornato con noie muscolari dalla gara contro l'Italia. Intanto il presidente Giancaspro blinda Sogliano, contratto sino al 2020 per il DS, primo colpo di Achite. Bene, siamo quasi in chiusura. Luca, una battuta al volo rapidissimo. Sogliano, contratto fino al 2020, giusto scegliere questa strada oppure no? Beh, avrei atteso un po', avrei aspettato un po' vedere questa stagione, insomma l'esito di questa stagione, anche perché chiaramente per un direttore sportivo lavorare a scadenza di contratto non è, insomma, non sarebbe stato un dramma come magari lo è per un calciatore, ecco. Perfetto, veramente tutto anche per quest'oggi. Vi ricordo che le repliche di Tanto Non Capirai sono disponibili sia sul canale ufficiale YouTube dell'Altra Radio, ma anche su Spreaker, quindi ascoltabili come podcast, cercate Nicola Lucarelli. Allora, ringrazio e saluto Luca Deleteris. Luca, appuntamento domani. Ciao Nicola, appuntamento domani, una buona giornata a te, a tutti i nostri radioascoltatori e tutti i tifosi del Bari. Ringrazio Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito, Tanto Non Capirai torna domani con una nuova puntata. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.